Però torno indietro nel tempo, 20, più di 20 anni, 25 anni fa quasi. Io ho partecipato all'Erasmus come nel primo ciclo, cosa quando eravamo delle mosche bianche. Sono andato poi in una delle università più storiche d'Inghilterra, vicino a Newcastle, a Durham. E quella è stata un'esperienza proprio fantastica. Siamo venuto in contatto con persone da tutta Europa e anche da tutto il mondo, c'erano anche cinesi. E vivere un'esperienza così accanto a persone di tante nazionalità ti fa capire proprio che il mondo viene visto da tanti punti diversi. Ho partecipato anche a lavori congressuali a Maastricht, proprio con l'idea di un'Europa dei popoli, un'Europa delle nazioni. C'era proprio questo spirito nell'aria. Poi sono tornato qua in Italia, ovviamente uno comincia a lavorare, ha dei figli, deve pensare a tirare avanti e ho perso un po' quell'entusiasmo. Ho visto questi anni un'Europa che è diventata invece un'Europa solo della finanza, delle banche, passate la banca centrale europea, la banca privata, com'è possibile? E mi sono chiesto qui, com'è che possiamo fare? Bisogna trovare un modo per ritornare a quello spirito. Devo dire che quando sono andato a Milano mi sono trovato con tutti i candidati, con Grillo Casaleggio, e mi sono trovato indietro di 20 anni proprio, e uno spirito proprio di unione. Devo andare a staccare proprio perché qualcuno vi chiama anche buffoni, complimenti, perché avercene buffoni così. Il 23 maggio, sì. Il 23 maggio dobbiamo andare tutti a Roma però. Dobbiamo andare tutti a Roma il 25 inizio e ci cominciamo il 26, tutti occupare qui. Adesso sì.